Allora, Alex, qui siamo quasi arrivati alla fine, alla conclusione del nostro pomeriggio, però insomma, bisogna anche ringraziare chi ti ha supportato e sopportato, Sopportato soprattutto soprattutto. sopportato in questo lavoro, ma non solo, perché è un po' un legame che va oltre il vostro rapporto professionale, perché ti Esatto. sopporta anche nella vita, Sì, diciamolo, sì. Andrea Cameli. È un amico, davvero. Andrea, adesso Vengo alla destra del padre. del padre, no, impazzimento da 1 a 100? No, non è Non è quantificabile quantificabile, numericamente. sforiamo Assolutamente. Siamo di assolutamente. gran lunga fuori scala. Oltre i 100, ok. Ma un Innanzitutto. aneddoto, insomma, in questo, perché poi avete lavorato, diciamolo, anche per chi non c'era, una settimana di febbraio, giusto? Sì, esatto, Esatto. era il febbraio 2021, insomma. Eravamo proprio agli sgoccioli dall'inizio di una nuova zona rossa Ecco. imminente. Quanto tempo? Eh? Devo Quanto tempo ho? devo. Da qui fino alle 8, vedi tu, insomma, dai. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti voi che siete qui perché per noi è un motivo di grande orgoglio. C'ho anche chi fa le La clap, ola, il tifo la clap, il dall'alto. tifo. Come nasce questo binomio? Hai perfettamente Sì. ragione, Gaia. Nasce da molti anni, nel senso ci conosciamo da quando siamo ragazzi che andavamo alle scuole superiori, dal Ancora primo non sei anno, stanco, però. assolutamente, però non vado più alle superiori, per fortuna. E diciamo che praticamente con la nascita, diciamo con l'arrivo di questa pandemia, di questa bestia feroce, ci siamo risentiti, diciamo, per un caso fortuito, anche se al caso non ci No, credo più di vero, tanto. vero. E questo rapporto ha ricominciato a solidificarsi, no? Sempre di più. E quello che una volta avremmo consumato davanti a al bar, un bel caffè davanti al bar, l'abbiamo fatto per parecchi mesi davanti a Skype. Quindi ci siamo dovuti reinventare, cercare di vivere in maniera diversa quello che avevamo sempre vissuto. E perché ti dico questo? Ti dico questo perché questa oppressione che sentivamo, forte, una cosa fuori dalla norma, potete immaginare per una persona come me, per chi mi conosce, sono un logorroico, una persona che scherza, ama ridere, ama stare in compagnia, prima o poi me lo leverà, perché Sì. te non mi No, conosci, te non mi conosci, io poi prima o no. poi me lo leverà. E c'era un sentimento di tristezza enorme, che sapevamo che noi due non eravamo gli unici a vivere. E da lì nasce questa cosa, cioè dobbiamo in qualche modo esprimere questo nostro sentimento. E lì nasce l'idea Perché quando lui ha un'idea, però bisogna essere molto attenti sì, e preparati. molto attenti. Ecco. Ti immagini la scena di una sera dopo cena infrasettimanale, anche se infrasettimanale o fine settimana non faceva più differenza, mi fa: ma perché non raccontiamo tutte le persone, le fotografiamo tutte, Tutte tutte quante, dico, ma quante. dove andiamo? Già mette in galera, dico, già mette, sicuro, dico, già si può uscire da casa. E quindi probabilmente qualsiasi altra persona gli avrebbe risposto, sei un matto. E invece io perché non appoggiare l'idea di questa Ma grande probabilmente perché sei persona? anche un po' più pazzo di lui. Probabilmente sì. Ecco. Quindi mettere sui binari un'idea del genere, ma anzi mettere sui binari Alex, non è stato facile, non è stato assolutamente facile. E piano piano è nato questo progetto che mano a mano si andava sempre più a concretizzare. Non è stato facile davvero, davvero perché lo sai bene, abbiamo Tante scattato in sfide. una location davvero particolare, tutto quello che la burocrazia che c'è stata dietro, tutto il lavoro che ci siamo accollati, e poi pensare al libro, come farlo, come poteva essere attraente, come poteva, diciamo, trasmettere al meglio queste sensazioni, passando per gli appuntamenti. Cioè, casa mia era diventata un centralino. Cioè, te ti immagini mia madre che fa: Scusa, e io, scusa. pronto, salve, sono il collaboratore di Alex Magaret, tu, perché tanto no, la gente non risponde, te riattacca, perché pensa che sei call center Sì, delle compagnie beh, telefoniche. sì. E alla fine siamo riusciti anche in questa impresa. Esatto. Impresa nell'impresa, credo. Impresa Cosa, nell'impresa. E che e cosa vi ha concludo. lasciato? Cosa ti ha lasciato? Penso che ci ha formato moltissimo,
dal punto di vista sociale, morale. Io ho parlato con gente al telefono che dopo 5 minuti, col mio modo di fare, mi diceva: io non sento nessuno da tempo. Da tempo, perché la gente si è chiusa sempre di più. Quindi penso che il messaggio che mi sento di dare da parte di entrambi è innanzitutto che bisogna crederci sempre. Ci siamo reinventati da zero, appena abbiamo avuto la possibilità di uscire avevamo un soggiorno, un giradischi che mandava in loop continuo Children di Robert Miles, Night Version, e un porta incenso al sentore dei paciuli a manetta. Ci avevamo solo questo. Cioè, bisogna avere la voglia di fare le cose, bisogna crederci, e penso che se le persone lo hanno ringraziato, perché io sto dietro le quinte, non voglio ringraziamenti di nessuno, sto qui perché per me è stato un onore, un piacere aiutarlo, anzi è per me un onore la fiducia che lui ha riposto in me nel organizzare e gestire, perché sono un po', no? L'hai visto? Sì. Un po' metodico, un po' capito? Però ci vuole. Compensate, un po' come Tom e Jerry. Esatto. E credo soprattutto una cosa, mi sento di dirvela a tutti voi qui presenti, perché ci sono rappresentanti della politica, rappresentanti dell'arma, di tutti. Questa è la prova che il singolo non va da nessuna parte in questa società. Non va da nessuna parte. Si lavora di squadra, cioè deve essere fiducia reciproca, ci deve essere un binomio, deve essere una squadra, ci deve essere una divisione dei compiti, ma è sempre il gruppo a vincere. Grazie a tutti. Grazie ad Andrea Cameli. Vuoi aggiungere qualcosa? No, o fai copia e incolla? Potresti anche fare un copia e incolla. Davvero tutto, pure il Paciuli Forest. Cioè meraviglioso. Ragazzi, ve lo consiglio. Comunque vi manderò il link poi a fine serata. Bene, allora.